Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi. E Alessandro Simonetti. Oggi commentiamo un articolo dal titolo Why You Should Ignore the Siren Call of Market Timing. L'articolo inizia con una citazione di un intrattenitore americano che dice: bisognerebbe comprare le azioni quando stanno per salire, mentre bisognerebbe venderle quando stanno scendendo. Beh, facile a dirsi, dice Samuelson, che è uno dei più famosi, importanti economisti del Novecento. Esatto, lo dice Samuelson e lo dice anche l'Economist, no? Che in questo articolo si trova totalmente d'accordo. Allora, prima due parole su Samuelson. Samuelson, come detto, è un mostro dell'economia e della finanza, e nel Novecento è colui che in un certo senso ha introdotto la matematica dura e pura in economia. Quindi Samuelson si laurea a Harvard e poi va all'MIT, anche perché Harvard era un po' antisemita, per cui non l'avrebbe mai preso, e va all'MIT, quindi Massachusetts Institute of Technology, dove ci sono matematici, fisici, ingegneri, e lui si trova assolutamente a suo agio con questi personaggi. E lì inizia a lavorare su una teoria il più matematica possibile dell'economia e della finanza. Ora, non che gli economisti prima di Samuelson ovviamente non ne capissero di matematica. Anzi, qua ho un libretto, no, dei i manoscritti matematici di Karl Marx, che pur essendo laureato in legge di matematica qualcosa ne capiva. Keynes ha scritto dei trattati di statistica. Ovviamente gli economisti tipicamente sono dei buoni matematici. Però qua, appunto, parliamo di qualcosa forse di un po' più filosofico, no? Cioè, Samuelson era anche un ottimo filosofo, era qualcuno che riusciva a dimostrare anche con la logica, con la retorica, con la dialettica, alcune sue idee. Quindi per Samuelson è impossibile predire se le azioni saliranno o scenderanno, perché se così fosse, allora tutti comprerebbero e venderebbero nel momento giusto, nel momento che è stato predetto. Esatto, e quindi poi nessuno ci guadagnerebbe, perché ovviamente tu ci guadagni se compri prima degli altri, no? Questa è una teoria che è alla base della finanza, cioè l'idea che i prezzi di mercato seguono un andamento caotico, random, casuale. Okay. Quindi io non so esattamente come delle azioni saranno prezzate domani. Ed è una teoria che nasce nel Novecento grazie a un matematico francese, che è Bachelier, che proprio fa la sua tesi di dottorato nel 1900 proprio sulla teoria della speculazione, e che poi va avanti, si sviluppa fino agli anni 70. E qui abbiamo anche, faccio vedere, qui abbiamo anche un libro molto raro, che è The Random Character of Stock Market Prices, che è un libro edito da Paul Kuttner del 1964, che raccoglie tutti gli articoli che studiano la caratteristica casuale del mercato, che dicono in pratica è impossibile guadagnare comprando e vendendo velocemente sul mercato, no? È impossibile che qualcuno riesca a capire l'andamento del mercato in maniera più intelligente di altri. Secondo Samuelson, ma non solo, il fatto che non si possa conoscere con certezza, l'andamento del mercato, non si possa predire l'andamento del mercato, è un po' come nella meccanica quantistica in cui non si può identificare, la posizione di un elettrone nello spazio. In fisica c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che non possiamo sapere con assoluta precisione la posizione di un elettrone. In finanza c'è l'ipotesi del mercato efficiente. Cosa vuol dire? Abbiamo tutti quanti accesso alla stessa quantità e qualità di informazione. Quindi se un'azione va un po' su o un po' giù, un po' più su di quello che il mercato si aspetta, in realtà è perché è successo qualcosa di casuale, come un po' più di gente che ha ricevuto un po' di eredità, ha trovato un po' di soldi e quindi investe un po' di più e questa azione va un po' più su. No, poi altrettanto casualmente andrà un po' più giù perché per caso la maggioranza degli investitori ha dovuto vendere un po' di più e quindi è andato un po' più giù, ma non è prevedibile questo piccolo spostamento dalla traiettoria in su o in giù, è totalmente casuale.
E infatti si chiama random walk, no? Un cammino casuale. Quindi l'azione in realtà sta andando, mettiamo, su in maniera lineare e poi però si muove casualmente attorno a questa curva ideale. Ma questo andamento attorno alla curva ideale è totalmente random e non è prevedibile. Eppure però c'è anche chi guadagna. Sì, mi viene un po' in mente la fine di Io e Annie di Woody Allen, in cui parlando dell'amore, esiste o no l'amore? Cioè, ci devi credere che esiste, una volta che ci credi, l'amore effettivamente esiste. E Woody Allen prende l'esempio di uno che va dallo psichiatra e dice: dottore, dottore, mio padre è totalmente, mio fratello è totalmente folle, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: beh, inizia a portarlo in un ospedale psichiatrico. E poi l'ovetto la mattina chi me lo fa? No, in realtà, a certe volte, essendo pazzi, non si sa che si stanno facendo delle cose impossibili. Okay? I matematici probabilmente sono un po' pazzi e quindi, non sapendo dell'efficienza totale del mercato, riescono a fare l'impossibile che è guadagnare un sacco di soldi, applicando delle formule che possono predire l'andamento del mercato. Quindi stai dicendo che esiste la possibilità di predire, si può predire. C'è la leggenda di Eulero, il principe dei matematici, che pur guadagnando tipo 1.000 talleri l'anno, lascia un'eredità di, mi sembra, 37.000 talleri, una cosa, semplicemente investendo. C'è la leggenda di Gauss, che comunque ha lasciato un sacco di talleri anche lui, morendo. C'è anche la leggenda di Newton, che invece ha perso l'equivalente di 3 milioni di euro odierni, e dice: è più facile prevedere l'andamento dei pianeti che la pazzia delle menti umane. Però c'è la realtà di matematici del Novecento che sono veramente diventati ricchi con il mercato azionario. Quindi uno è un po' il padre del digitale, Claude Shannon. La volta scorsa avevamo parlato dei chip. Abbiamo detto che i chip ragionano con la logica vero-falso, mettono dentro gli 0 e gli 1. Ecco, la mente che ha inventato tutto questo si chiama Claude Shannon, che nella sua tesi di master a 20 anni dimostra che è possibile avere dei circuiti elettrici che calcolano, no? Immagazzinando nei circuiti elettrici gli 0 e 1. Ecco, Claude Shannon. E non si sa quanto abbia guadagnato, comunque ha sicuramente guadagnato, ha sempre detto, facendo dei modelli matematici che prevedevano l'andamento dei prezzi del mercato. Vicino a Claude Shannon c'è un suo compagno di avventura molto più giovane, un matematico e fisico, Edward Thorpe, che non solo ha inventato il metodo per vincere a blackjack, e inizia in realtà, cioè, how to beat the dealer, no? Inizia vincendo il banco nei casinò finché non lo sbattono fuori e non lo fanno più entrare in nessun casinò, ma poi continua vincendo il mercato, battendo il mercato. Quindi si crea anche lui delle formule e ovviamente utilizza dei computer per poter guadagnare consistentemente investendo sul mercato. E non ci sono dubbi, cioè Edward Thorpe ha sempre guadagnato perché ha applicato delle formule matematiche. E poi c'è quello che in un articolo dell'Economist di qualche mese fa viene definito un tirannosauro rex. No, dice: se io mi trovassi in cortile, non mi ricordo quale gestore di fondi, mi trovassi nel mio cortile un leone, rimarrei molto sorpreso, ok? Ma esiste un fondo di investimento che non è l'equivalente di un leone nel mio giardino d'inverno, è l'equivalente di un tirannosauro rex nel mio giardino, cioè è qualcosa che io non posso neanche immaginare, non è possibile. Tu qui stai parlando della Renaissance Technology. Esatto, quindi sto parlando di questo fondo di investimento fondato da Jim Simons, che era un matematico anche molto bravo, che però ha sempre desiderato fare cose un po' diverse. A un certo punto si è scocciato di lavorare in università, ha preso i soldi di suo padre, li ha iniziati a investire a detta sua,
senza nessuna formula, cioè cercando di fare i migliori investimenti che gli venivano in mente. A detta sua, gli è andata bene per pura fortuna, quindi in realtà Simon si riconosce che all'inizio ha guadagnato per caso, come fanno molte persone che guadagnano investendo, facendo trading sul mercato, è solamente per pura fortuna. Ma piano piano gli è venuto in mente che poteva applicare alcune branche della matematica di cui lui era un profondo conoscitore, per poter prevedere l'andamento dei prezzi del mercato, che è quello esattamente che di cui l'Economist si prende gioco qui, no? Sapere quando un'azione salirà e sapere quando un'azione scenderà. Se so che salirà, la compro prima, se so che scenderà, la vendo prima che scenda. Ecco, Simons praticamente inizia a fare, con un collega però, inizia a fare un modello matematico che sembra funzionare. Negli anni 80 fonda il fondo Medaglione, Medion Fund, che praticamente dalla fine degli anni 80 ogni singolo anno guadagna il 60%. Ok, quindi uno, è un fondo chiuso, dove non è che io e te possiamo mettere i soldi. Due, è un fondo in cui quelli che ci stanno dentro devono prendere questo 60%, non possono tenerlo dentro, perché sennò adesso, cioè, sarebbe così grande che sarebbe praticamente l'unico giocatore all'interno del mercato. Quindi ci sono alcuni miliardi investiti, metti 10 miliardi, ogni anno produce 6 miliardi, questi 6 miliardi vengono tirati fuori. Ok? E Simmons più o meno ha qualche, si stima che abbia una dozzina di miliardi di euro cash, cioè suoi. E in realtà sì, sembra un po', da una parte sembra chiaramente dare torto all'ipotesi del mercato efficiente, dall'altra parte sembra quasi dare ragione, nel senso che è veramente l'unico con un rendimento così alto. Non può dare qualche consiglio, Simons? Beh, Simons in realtà dà dei consigli, e il consiglio che dà Simons non è quello di studiare matematica, anche perché obiettivamente il livello della matematica di Simons è molto avanzato, cioè non ce ne sono tanti al mondo che sanno la matematica come Simons. Il consiglio che dà Simons, che lui dice essere la chiave del successo del suo fondo, è quello di prendere persone brave, intelligenti, io cioè possibilmente, come dicono tutti, più intelligenti di te, e di farle lavorare in libertà e di farle comunicare tra di loro. Quindi lui dice che in realtà il segreto del Medellin Fund non è quello di aver avuto alla base un Simmons che ha creato la formula magica, ma di aver avuto un centinaio di persone estremamente intelligenti che, lavorando insieme, hanno tirato fuori qualcosa di super valido. Ma soprattutto, dice Simons, non è che io le ho assunte, le ho messe là dentro e gli ho dato una parte del fondo. Tutti i matematici potrebbero diventare ricchi o comunque si potrebbero avere successo nel mondo delle azioni. Beh, probabilmente sì, però c'è anche da dire che alla maggior parte dei matematici in realtà non gliene frega assolutamente di diventare ricchi. Qua, probabilmente ancora più famoso di Jim Simons è Gregory Perelman, che è un matematico che studia esattamente la stessa cosa di Simmons, molto più giovane però, ha una cinquantina d'anni, cioè la geometria differenziale, che però dimostra il teorema più difficile in geometria differenziale, comunque uno dei problemi più difficili in matematica, che è la congettura di Poincaré. La dimostrazione della congettura di Poincaré viene premiata con $1 milione, più la medaglia Fields, che è ancora più del premio Nobel per i matematici, viene data solo ogni 4 anni, solamente a gente con meno di 40 anni, quindi è veramente un riconoscimento incredibilmente straordinario. Beh, Perelman rifiuta sia il milione di dollari, sia la medaglia Fields, si ritira a San Pietroburgo, vive con la mamma e praticamente e rifiuta non solo il riconoscimento, ma anche le offerte di lavoro, rifiuta tutto. Per una vita di riservatezza,
probabilmente potremmo dire forse a godere le vette matematiche che è riuscito a raggiungere. Quindi conviene o non conviene investire? Oppure conviene investire solo se siamo in grado di predire oppure no? Allora, diciamo che se uno ha investito nel 2008, adesso ha guadagnato abbastanza, per cui non aver investito, col senno di poi sicuramente sarebbe stato bene investire, no? I mercati sono in crescita da più di 10 anni. Sicuramente quello che dice Samuelson è uno, non investire mai più di quello che ci sentiamo tranquilli di poter investire, cioè comunque investiamo sempre qualcosa che possiamo immaginare potremo perdere da un momento all'altro. E aggiungiamo noi, c'è chi può prevedere e chi non può prevedere. Noi tutti sicuramente siamo nell'insieme delle persone che non possono prevedere l'andamento di mercato. Gente con la testa di Gauss, Eolero, Shannon, Thorpe o Simons, sì, probabilmente loro possono prevedere il mercato.